Carlo Tanzi appoggerà la candidatura di Amalia Bruni. Il Movimento Tesoro Calabria aderisce al progetto politico della candidata per il centro-sinistra alla presidenza della Regione Calabria. Le decisioni di allargamento della coalizione sono state spiegate proprio da Tanzi e Bruni attraverso una conferenza stampa. Il Movimento e Carlo Tanzi sono assolutamente convinti di perseguire e proseguire su questa strada, perché abbiamo una sintonia operativa, abbiamo una sintonia sui massimi sistemi ancora, ma c'è un'adesione fondamentalmente sull'obiettivo principale, che è quello esattamente di scendere in campo tutti insieme esattamente per il bene della Calabria e dei calabresi. Quindi il centro-sinistra, questa coalizione che io guido, che è larga, molto larga, che ha voglia di essere sempre più larga, deve necessariamente includere tutte le persone che hanno a cuore la voglia di riscatto dei calabresi e soprattutto il miglioramento di questa terra di Calabria. Siamo dalla parte della Calabria e dei calabresi onesti e per bene, ha detto Carlo Tanzi, e non possiamo che condividere una proposta che proviene da una persona credibile. Non appena Amalia Bruni si è candidata mi sono subito fiondata al suo fianco, perché è una persona che stimo non solo scientificamente, lei è un'allieva, è stata allieva di Rita Levi Montalcini, è una scienziata di livello mondiale, ma è una grande manager, con quattro soldi gestisce un centro di livello internazionale, è una grande donna. Ma che fine avrà fatto il PUT, ovvero i partiti politici da destra a sinistra, che sono stati ribattezzati dallo stesso Tanzi come il partito unico della torta e che secondo l'ex capo della protezione civile hanno distrutto la Calabria? Domanda legittima quest'ultima, che Tanzi ha voluto smentire a margine della conferenza stampa per chi lo accusa di questo tradimento. Tesoro Calabria, ha affermato, sarà una sorta di cavallo di Troia all'interno di questa coalizione per distruggere proprio il PUT. Voglio smentire tutti quelli che mi accusano di far parte, di essermi avvicinato al PUT, io che l'ho sempre criticato. Io non voglio avvicinarmi al PUT, io voglio entrare in questo sistema, poter agire come un cavallo di Troia per distruggerlo questo PUT. Ecco, come ho distrutto la protezione civile dalla quale sono stato cacciato. Questo è Carlo Tanzi e non si farà strumentalizzare da nessuno.